Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con il Terzo Tempo Live, le 18 in punto, è andata di lusso, senza alcun dubbio, al Pescara, Pescara che ha trovato una vittoria nella prestazione, al termine della prestazione probabilmente, anzi senza probabilmente, meno convincente dall'inizio della stagione, ma è tutto bene, quel che finisce bene, ha deciso Gravillon a 12 a 18 minuti dall'epilogo della contesa contro un ottimo Foggia, ben organizzato. Tra l'altro il Foggia sullo 0-0 ha fallito il calcio di rigore del possibile vantaggio con Mazzeo, poi subito dopo, ecco gli episodi, no? Come cambiano la storia di un match, il gol di Gravillon, un terzo tempo perfetto su ottimo assist, su assist al bacio di Memuscei e successivamente dopo qualche minuto il riflesso prodigioso di Fiorillo sul colpo di testa di Mazzeo destinato quasi all'incrocio dei pali. Pescara batte Foggia 1-0, prima volta che non subisce gol, la squadra di Beppe Pillon ancora imbattuta, 8 punti, tra poco vedremo anche la classifica e i risultati di questa quarta giornata. Buonasera ad Aldo Fattore, grazie per aver accettato il nostro invito. No, grazie a te di avermi invitato. Ma tu ormai sei un ospite imprescindibile come Vincenzo Cilli. Buonasera, Vincenzo. Buonasera Massimo e grazie anche da parte mia per l'invito e complimenti per la cravatta. Grazie, tu sai che insomma la cravatta, no? Noblesse oblige. Ma adesso ormai non si usa più, hai visto anche il nostro ministro degli interni, va in giro ormai senza cravatta. Ma ogni tanto io alterno, vado certe volte senza, è meglio andare senza cravatta, specie con specie ma questo è il regalo di mia moglie Romina, quindi non potevo che, non potevo sfoggiare questa cravatta. Strano, perché sembrava che fossero i colori dell'Inter un po', assolutamente no, no, per carità. A parte gli scherzi, insomma, partita complicata, no? Ma più che complicata, partita brutta, la peggior partita del Pescara. Pescara porta a casa 3 punti di inestimabile valore, è difficile da commentare perché quando vedi una brutta partita è difficile da commentare. Il migliore in campo è stato Gravillon, sia per il gol perché è quello che ha sbagliato di meno, e poi come dicevi te il portiere Fiorillo. E stranamente nel giorno della peggior partita del Pescara, il Pescara non prende gol. Quindi come vedi il calcio smentisce qualunque pronostico. Io ero convintissimo di assistere a una partita bella, invece ho visto una partita, diciamolo, brutta, sì, che si è animata dopo il rigore sbagliato da Mazzeo. È il classico episodio sfavorevole che ci vuole, ma nel calcio di cui ha bisogno il Pescara per reagire, no? È successo nelle precedenti 3 partite, era già accaduto con Livorno, rigore fallito da Giannetti, oppure nelle 2 partite giocate in trasferta, i 2 gol realizzati dalle squadre di casa. Massimo, nel calcio ci sta. Ci vuole sempre qualcosa, insomma. No, ma nel calcio ci sta. Arriverà il momento in cui il Pescara perderà forza nel giorno della sua migliore prestazione. Ci sta, nel calcio ci sta, il calcio è questo. Ci sta tutto. Il calcio è crudele, ha detto Grassadonia, tra poco lo ascolteremo al microfono di Enrico Giancarli. Vincenzo, sei d'accordo? Certo, è crudele perché ho visto un Foggia, io non so se questa sia stata da parte del Pescara la peggiore partita, questo non lo so sinceramente. Ma di certo che di fronte, diciamo la meno convincente, sì, lo possiamo dire, dai. Questo sicuramente, però ho visto di fronte una squadra molto ben organizzata. Ho visto una squadra messa bene in campo e che questa, insomma, ha subito oggi la 3ª sconfitta consecutiva e credo che costerà caro alla panchina di Grassadonia. Sono d'accordo con Aldo che il migliore in campo sicuramente è stato. Quindi prevedi un esonero a breve? Ce ne sono stati già 2. Come era successo per il Brescia dopo il pareggio? Se non avverrà stasera, ma se martedì sera il Foggia non dovesse vincere, perché non dimentichiamoci che già a 5 punti di penalizzazione ne ha ridotti 3 grazie alla vittoria sul Carpi, però ripeto, questa è la 3ª sconfitta consecutiva, d'accordo contro Crotone, Palermo che in classifica
come con noi, e oggi ha rifilato un 4-1 al Perugia, quindi una squadra messa molto bene. Però sta di fatto che zero punti in tre partite. Se fossi un dirigente del Foggia ci penserei tantissimo, perché nel senso che dopo una prestazione del genere, un buon Foggia, tra l'altro un Foggia nel quale è rientrato solo oggi Galano dopo 4 mesi di assenza, perché l'ultima partita l'ha disputata 4 mesi fa con Foggia, esatto, col Bari, e poi non c'è ancora Iemmello, cioè io ci penserei due volte prima di prendere un provvedimento del genere. Sono d'accordo con te, ovviamente sono d'accordo con te, però sentivo in tribuna stampa i commenti dei giornalisti del Foggia, per non considerare poi quelli... C'è un po' di maretta, sicuramente. Assolutamente sì. Però ecco, il Brescia, per esempio il cambio, la guida tecnica del Brescia è giustificato, perché insomma Suazo sinceramente deve ancora maturare anche tanto. Anche l'allenatore del Carpi, che non ha nessun tipo di esperienza in questo campionato. Che tra l'altro si è dimesso e è tornato Io non credo che Grassadonia rischi. Anche perché, come dicete, Iemmello è un signor giocatore, e penso che una volta che entra Iemmello, Mazzeo, che ormai è un ex giocatore, diciamo le cose come stanno. Vabbè, l'anno scorso ne ha fatti 19. Ne ha fatti 19, però cioè, guarda, il fatto è questo qui. Addirittura non si muove più. Guarda, oggi il Foggia era messo meglio, come dite voi, in campo, però quanti passaggi ha sbagliato? Sì, ma qua tantissimi. Ci sono stati tanti errori da una parte e dall'altra. È stata sostanzialmente una partita giocata sotto ritmo, probabilmente ha influito anche il gran caldo. Secondo me è stato fondamentale il caldo. E ti posso dire, alla fine neanche l'arbitro ha brillato tanto, perché ha fatto un'ammonizione nel primo tempo, credo. Sì. Che veramente non c'era. Aveva preso il pallone, contrasto con Chiaretti. Però sì. Io dico che forse oggi il caldo è quello che è stato il protagonista principale. Ecco, pronti via. Intanto facciamo così: diamo uno sguardo ancora al quadro completo dei risultati, e poi volevo chiedere anche sul piano tattico, perché sono cambiate diverse cose nel primo tempo, poi è tornato all'antico. Pillone ha fatto bene sicuramente. Vediamo intanto il quadro completo dei risultati. Quarta giornata non ancora completata, perché è appena cominciato uno dei due posticipi Cosenza-Livorno. Domani alle 21 Padova-Cremonese ha riposato l'Ascoli. Questi risultati, la vittoria debordante, dobbiamo dire così, è il caso di dire così, del Benevento sulla Salernitana, 4-0 il verdetto finale. Tra l'altro il Benevento è dilagato nei 15 minuti finali del match, dopo il vantaggio firmato da Maggio, capitano del Benevento ex Napoli. Hanno realizzato le reti per la squadra di Cristian Bucchi, Improta, Insigne e D'Asensio. Poi la Carpi. Scusa, il gol di Improta è stato un capolavoro. L'azione, tre passaggi. Questo è vero. Bellissimo. Poi d'esterno, il gol d'esterno. Tre passaggi, sono partito, è vero, un'azione molto veloce. Ribaltamento di fronte, un capovolgimento, molto un tocco bello. E via. Tra l'altro, l'assist di Roberto Insigne per Riccardo Improta, che d'esterno è riuscito ad infilare di giustezza il portiere della Salernitana Micai. Carpi Brescia 1-1. Tra l'altro, si affrontavano due squadre che avevano cambiato gli allenatori. A Carpi è tornato Castori, a Brescia c'è Corini, che è nato calcista, tra l'altro bresciano doc, calcisticamente è nato nel Brescia, insomma è ritornato a casa dall'87 al 90 come calciatore, e poi nel 94-95. 1-1 il verdetto finale, tra l'altro il primo punto in questo campionato per il Carpi. Crotone-Verona 1-2, il Verona dunque ha espugnato lo Scida, i gol di Liam Henderson, che lo scorso anno giocava nel Bari di Fabio Grosso, uno scozzese classe 96, il raddoppio di Colombatto nei minuti finali, accorciato di distanza il Crotone di Giovanni Stroppa. Lecce batte Venezia 2-1, il Venezia al terzo KO consecutivo, è stato ribaltato l'11 di Vecchi, perché il Lecce dopo l'iniziale svantaggio firmato da Di Mariano ha capovolto appunto la situazione con una doppietta di Palombi. Palermo batte Perugia 4-1, e questa è una sconfitta pesantissima per la squadra di Nesta. Il Palermo praticamente ha tenuto sempre in mano la partita, i gol realizzati da Bellusci, Nestoroschi autore di una doppietta, Trajkovski, altro macedone che sta facendo faville nel Palermo soprattutto quest'anno, e poi nel finale ha accorciato le distanze Dragomir. Pescara batte Foggia 1-0 a 18 minuti dall'epilogo, il gol di Gravion alla prima rete in maglia biancazzurra. Spezia batte Cittadella 1-0, il Cittadella in 10 uomini dal 38esimo, espulso Panico, ex attaccante lo scorso anno del Teramo. Scuola
la Genoa, ha deciso Crimi al terzo minuto della ripresa, tra l'altro il primo gol subito dal Cittadella nelle ultime 10 partite, se consideriamo anche le 4 giocate lo scorso anno, le ultime 4 e le 3 di Coppa Italia di quest'anno, anzi le 2 di Coppa Italia di quest'anno. Cosenza Livorno in corso di svolgimento, spero che il risultato sia ancora fermo, il parziale sullo 0-0, ancora non mi collego con diretta.it, anzi lo faccio subito, vediamo un po'. Sì, 0-0, grazie a Roberto Cherchi che ci guida in modo come sempre impeccabile dalla regia. Padova Cremonese domani alle 21. Vediamo la classifica, eccola qui, perché la classifica arride davvero ai colori biancazzurri, ancora imbattuto l'11 di Pillon, 2 vittorie, altrettanti pareggi, Verona in testa con 10 punti, Cittadella 9, Palermo e Pescara 8 punti. Al terzo posto, certo, guardare la classifica in questo momento non ha senso, però è bello vedere il Pescara ad un passo dalla vetta, insomma. Se dovessi battere il Crotone, certo, assolutamente diventa bellissimo. Benevento 7 punti con una gara in meno, però lo ricordiamo. Crotone Spezia 6, Cremonese, Lecce, Salernitana 5, Perugia, Ascoli e Padova 4, Brescia e Venezia 3, Cosenza 2, Livorno 1 insieme col Carpi, Foggia meno 5. Attenzione, perché il Foggia può sperare in una ulteriore riduzione della penalizzazione, perché tra poco si pronuncerà, tra qualche giorno, il collegio di garanzia del Coppa. Perché è ingiusta questa, veramente, ne abbiamo parlato già una professione. È ingiusta perché praticamente ha preso i punti perché ha pagato in nero con soldi di dubbia provenienza. Allora, se i soldi sono di dubbia provenienza, se deve interessare la giustizia ordinaria. Che il fatto che abbia pagato in nero in Serie C, le pagano tutte in nero, allora o penalizzi tutte, lo sappiamo questo. Certo. Adesso se dobbiamo fare le verginelle facciamolo, ma quindi sono le cose all'italiana. Le cose all'italiana come quelle che stanno succedendo, la giustizia sportiva sotto accusa e la giustizia sotto accusa. Invece la giustizia dovrebbe far quadrare i conti, però una giustizia sportiva così davvero non serve a quello nulla. Quello a cui stiamo assistendo, assolutamente. Massimo, è veramente un teatrino che non. Poi magari ci torneremo. Una domanda, scusa, il Brescia chi ha segnato? Il Brescia, allora te lo dico subito, il Brescia ha segnato l'autogol di Frascatore. Sai perché te l'ho chiesto? Autogol di Frascatore. Perché ieri sera ho visto l'Empoli. Sì. E c'era la Gumina. E insomma, questo si è levato Donnarumma, che giocava a memoria con Caputo. Lo so. Io non riesco a capire. Però attenzione. I misteri del calcio. Però il Brescia aveva pagato 2 milioni di euro. Sono d'accordo. Però E stiamo parlando di un ragazzo che non è più giovanissimo, Gumina, credo che sia un 90. La Gumina ha pagato 9 milioni l'Empoli, 9 milioni. Lo so. E appunto. Però la Gumina è un 96. Per dire, questo è i controsensi del calcio. No, assolutamente, sono d'accordo con te. Allora, torniamo invece al calcio giocato, poi magari ci occuperemo dei misteri. Sfatti della giustizia sportiva, dico bene Vincenzo? Sì, però volevo dire una cosa, parto dal presupposto che sulla sostanza ovviamente Aldo non è che ha ragione, di più. Però non sono d'accordo sulla teoria, anche perché se tu non dai punti di penalizzazione al Foggia, dai adito a tutte le altre società di commettere lo stesso illecito sportivo e non ritengo che sia una cosa giusta. Se ci sono dei reati, devono essere perseguiti. Vabbè che in questo paese succede di tutto, c'è anarchia, esatto, non c'è assunzione di responsabilità. Quindi, però voglio dire, da qualche parte bisogna partire. Io vi faccio una domanda. Allora, per il caso delle plusvalenze fittizie, no? Hanno fatto la stessa cosa, cioè Sena e Chievo. Lo abbiamo detto, il Chievo penalizzato di 3 punti dopo i vari ricorsi, il Cesena di 15. Ma che roba è? Sono talmente d'accordo con te che ieri, infatti, durante la conferenza la diretta Facebook, infatti, questa cosa te l'ho detta io. Sono d'accordo con te. Ma lui ha ragione. Ma io ci sono stato dentro, lo so. Ma certo che ha ragione. Però capisci, Aldo, quello che voglio dire io. Se ci sono delle leggi, questo mi fa evocare il falso in bilancio. Certo. Poi si è stato depenalizzato, eccetera. Ma insomma. Ma dovrebbero andare in galera tutti i presidenti. Questo però è un paese che deve ripartire. Dove tutto è ammesso. Per ripartire, appunto. Tutto è lecito. E poi soprattutto non c'è assunzione di responsabilità. Sono d'accordo. E concludo. E poi le regole che ci sono, perché non poi ci riempiamo la bocca, non ci sono le regole. Le regole, famoso articolo 49 e 50, gli articoli 49 e 50 delle NOIF, le norme organizzative interne della federazione, c'erano, sono state calpestate e violate. Certo. Quindi le regole ci sono, ma non vengono rispettate. Vabbè, però se ormai la finanza dovesse, questo è un discorso, purtroppo trito e ritrito. Sulle società di Serie C, ti posso assicurare che vengono penalizzate che lo facciano, perché
anche il calcio, che forse in Italia era una delle, dei pochi settori che funzionava. Sì, sì, ma grande evasione, quello... grande evasione, eh? Sì, anche capito, quando funzionava, grande evasione. Lì poi entreremo in un discorso che magari so, probabilmente i nostri telespettatori neanche interessa. Cioè, io dico soltanto che bisogna ripartire, bisogna ripulire questo paese. Se si può fare anche attraverso il calcio, che chiaramente raccoglie tanti consensi, tantissima gente segue il calcio, quindi secondo me bisogna iniziare, innanzitutto bisogna fare delle riforme, ma non stravolgere le regole del NOIF in questa maniera. Va rimodulato il campionato di Serie A, di Serie B e di Serie C, perché non è possibile anche in Serie C che tu fai ammettere, fai iscrivere squadre che poi immancabilmente falliscono. Come è successo l'anno scorso. Non può essere. Senti, assolutamente, Vincenzo, non può essere. A me fa piacere trovare gente ottimista perché pensa che non il calcio è questione di ottimismo, possa è questione sistemare di regole. I guai, regole. I guai dell'Italia. Il calcio è una conseguenza di tutti i guai, quindi non credo che il però calcio vorrei... sia meglio da... No, ma poi il calcio è una piccola parte della realtà, riflette in realtà la realtà. Quindi è inutile che ci mettiamo a dire che il calcio... Sì, purtroppo. Però da qualche parte, Aldo, bisogna ripartire. Ma da dove riparti? Questo calcio ha bisogno di credibilità. Sì, posso dire una cosa? E tutto questo non c'è. Quanti, non anni hai? Quanti anni hai? Ne ho 53. Io ce ne ho 22 più di te, quindi ne ho visto tutti. Eppure non li dimostri. Poi tra l'altro ricordiamo che Aldo Fattore è stato un difensore centrale. Come di piede ruvido, come diceva il buon Bruno Paci. Il buon Bruno, che ricordiamo sempre con estremo affetto, come ti diceva Bruno, scherzando, dai piedi quando ruvidi. Mi scherzava, dice lui era un difensore dei piedi ruvidi. E lui invece era un giocatore. Stiamo a parlare ma io ricordo, di due cose diverse. Io ricordo quando giocava poi a Bologna, perché c'era Perani, Nilsen, Perani, Bulgarelli, Nilsen, Aller e Pascu. Però era un giocatore. Ma era giovanissimo. Estroso, Che lui andò, se non vado errato, cominciò dirti, nel Pescara, esordì nel Pescara, fece una decina di partite e poi andò subito al Bologna. Posso dirti una cosa? Proprio pochi giorni fa parlavo con un amico, ho detto guarda, di tutti gli opinionisti che si sono, mancano i giudizi, delle volte anche ironici, di Bruno Pace. Certo. Bruno è stato proprio uno è insostituibile. Insostituibile. È un grande, è stato grande. Un grande del calcio pescarese. Assolutamente, ci manca sempre di più, sempre, sempre di più. Allora, torniamo a questa partita. Vogliamo proporre, mi rivolgo alla regia, la schermata tattica delle due squadre, perché oggi Pillon, partiamo naturalmente dal Pescara che ci riguarda più da vicino, Pillon ha presentato tre novità, peraltro preannunciate, previste, perché ne avevamo parlato anche ieri in sede di presentazione. Canutè davanti alla difesa con Brugman, mezzala, e davanti in attacco Capone e Monachello. Tutti e tre al debutto stagionale dal primo minuto. Le cose non sono andate benissimo. Il centrocampo, eufemisticamente, il centrocampo è da rivedere. L'attacco era quello che ci eravamo detti in sede di diretta Facebook. Per me Monachello ha giocato molto bene. Sì. No, io dicevo, ecco, mi volevo riferire soprattutto al centrocampo. Centrocampo assolutamente da rivedere, tant'è che infatti il secondo tempo, già all'inizio del secondo tempo, Pillon ha pensato bene di mettere Mancini, che ha ben, sicuramente ha ben figurato. A me non è dispiaciuto assolutamente oggi Memushai, che ha giocato sicuramente meglio rispetto alle altre partite, tant'è che ha preso tanti di quei calci, e anche qui sono d'accordo con Aldo. L'arbitro assolutamente da rivedere, nella maniera più assoluta, perché è assurdo, ha tirato fuori Aldegani per l'intervento di Perrotta che era chiaramente sulla palla. L'ho rivisto anche su Dazon, perché Dazon sai che tirare fuori uno come Aldegani, che è la tranquillità fatta persona, mi sembra veramente assurdo. Massimo, io comunque circa il centrocampo, è questo il centrocampo di Pescara, solo che oggi sta una partita talmente brutta. Cioè, questo quale? Quello del primo tempo o quello del secondo? No, con Brugman davanti alla difesa? Diciamo, o con Canutè, con Canutè, dovrebbe essere Canutè davanti alla difesa. Questo è il centrocampo del Pescara. Quindi tu io lo guardo voti per questo tipo di centrocampo? Sì, perché, però oggi, guarda, effettivamente, se dovessi giudicare tutto, dovrei dare tre a tutti, perché è stata bruttissima partita. Capone non si è visto, Monachello ha fatto qualcosa, Mancuso lo stesso. È capitata una giornata nerissima dove ti è venuto fuori un risultato positivissimo. Questo e quando vinci queste partite è importante, insomma, è un buon segno. Ma tu immagini Canutè davanti alla difesa, però sempre giocando ma con più o meno 4-3, sarà tutto l'anno. Invece, perché oggi Brugman, ad esempio, con Canutè davanti alla difesa ha giocato no, poco. Brugman secondo me dovrebbe, io dico che il centrocampo così nonno, io metterei Canutè davanti alla difesa, Brugman, ma più o meno alla fine giocheranno sempre quei tre.
Sì, Ogni tanto entrare a Macin, ma quello fino alla fine non credo che ci saranno. Tanto oggi per Macin era la terza esclusione consecutiva. Sì. Era per Macin, poi è entrato, ha fatto anche il suo, una buona partita. Ecco, sicuramente mi è piaciuto buon che impatto. Al suo tempo abbiamo trattato Galano, che secondo me è un ottimo giocatore. Beh, vabbè, Galano. Insomma, è entrato nel Foggia, ha cambiato. Il giocatore che può fare la differenza, anzi, la fase sta bene, fa la differenza. E l'abbiamo trattato, no? Al momento sì, del. È stato è un trattato. Po' come Diamanti con Livorno, no? Sì. È entrato, infatti. Assolutamente, assolutamente. Allora, abbiamo detto, questa era la formazione iniziale del Pescara, facciamo rivedere, non ha cambiato nulla in difesa, quindi il turnover. Centrocampo e attacco, turnover, non so se lo ha inteso in questo senso Pillon, che vede naturalmente la squadra tutti i giorni, quindi chi meglio di lui, no? Perché non è che ci possiamo sostituire all'allenatore, però ci sono stati tre cambi rispetto alla partita di Brescia. Canutè davanti al reparto arretrato come metronomo, con Brugman spostato in ruolo di mezzala, Monachello e Capone davanti, quindi Cocco e Antonucci sono partiti dalla panchina. Poi Antonucci è entrato al 57esimo in luogo di Capone e devo dire che ha dato vivacità, comunque insomma a livello di impegno e di determinazione sicuramente ha dato un buon contributo. Macin ha preso il posto di Canutè, con Brugman che è tornato nel ruolo di regista. Queste erano queste sono state le modifiche sostanziali apportate da Pillon in questa partita. Vediamo il Foggia. Il Foggia col 3-5-1-1, 3 gli ex in campo dal primo minuto, il portiere Bizzarri, Carraro, che secondo me ha disputato una buonissima partita. Bene, veramente in crescita questo ragazzo, classe 1998, lo scorso anno 22 partite in maglia biancazzurra. E poi Chiaretti, che abbiamo visto poco nella stagione 2012-2013 perché sempre infortunato, giocò soltanto una partita in Coppa Italia con il Carpi, però un giocatore sicuramente di qualità sulla tre quarti alle spalle di Mazzeo. Ma al di là dei sistemi di gioco, prima della pubblicità, a me è piaciuto l'atteggiamento del Foggia, perché il Foggia non è stato lì a speculare pronti via, ma ha cercato di accorciare gli spazi, sicuramente di fare pressing nella metà campo del Pescara per disturbare l'azione dal basso dei centrocampisti. Ma vedi, adesso come se uno la guarda, io credo che il Foggia oggi ha fatto una buona figura perché il Pescara non ha giocato. Beh certo, poi questo bisogna capire bene. Perché se il Pescara avesse giocato per esempio come ha giocato a Brescia o come ha giocato a Cremona, oggi l'avrebbe vinto. Oggi diciamo che il Pescara ha giocato senza ritmo. Questo un po' e stranamente sembrava quasi impaurita fin dall'inizio. Ai primi quarto d'ora era un festival degli eroi da una parte e dall'altra. Sì, è vero. Cadevano per terra da soli. Quindi io dico che sempre bisogna guardare il bicchiere da mezzo pieno da parte e mezzo vuoto dall'altra. Quindi mezzo pieno dal punto di vista del risultato, sicuramente mezzo pieno, tanta roba, perché era una partita super complicata, super pieno. Mezzo vuoto perché è chiaro che bisogna migliorare, non lo sapeva già Pillon alla vigilia di questa partita, non è che con le prime tre gare il Pescara avesse trovato la sua precisa fisionomia. Bisogna migliorare, lo sa, però l'inizio devo dire che è promettente, perché 8 punti, 0 sconfitte, 2 vittorie e 3 pareggi. Ho fiducia molto nella partita di martedì, perché abbiamo il Crotone, che è una squadra sulla carta gioca, e sono sicuro che prima di tutto non sarà così caldo, sono sicuro che vedremo una bella partita e vedremo anche un Crotone avvio di campionato altalenante per il momento. Sì, ma sicuramente insomma insieme al Benevento, Verona, Palermo è una delle squadre accreditate per tornare in Serie A. In Serie A. Allora staremo a vedere, intanto ci dobbiamo fermare per la prima volta, poi andremo a riascoltare le interviste realizzate dal nostro Enrico Giancalli, sentiremo Pillon, Grassadonia, l'autore del gol della vittoria preziosissima, una partita davvero molto complicata per i biancazzurri, l'autore, l'abbiamo ripetuto a più riprese, Gravion, classe 98, cresciuto nell'Inter, adesso credo che sia totalmente di proprietà del Pescara, perché questa operazione non l'ho ancora capita bene, ma mi pare che sia totalmente di proprietà del Pescara, classe 98, primo gol. Comunque ha fatto una bella partita. Buona partita. Perrotta ha sbagliato qualcosa in fase di appoggio. Sì. Lui non ha sbagliato niente. Soprattutto in occasione del rigore ha sbagliato, rigore, certo. Sì, ha sbagliato l'appoggio, certo. Mazzeo ha recuperato palla e poi il fallo di Macin su consentimi Galano. Massimo una chiosa velocissima. Sì. Questo contro i detrattori, i denigratori di Gravion, pronti a contestarlo, pronti a sbeffeggiarlo. E perché? Dopo la partita col Cittadella lo scorso anno. Sì, sì, è
vero, vabbè, questa è la classica dimostrazione che abbiamo quando abbiamo di fronte calciatori giovani, bisogna dargli tempo. Assolutamente. Oggi, al di là del gol, è stato uno dei migliori. In difesa sta giocando bene, poi fisicamente strutturato. No, quindi, ma poi sta acquisendo grande sicurezza col passare delle settimane. Certo. E non dimentichiamo che lo scorso anno, prima partita con Zeman in panchina con la Salernitana, è stato il migliore. La ricordo perfettamente quella partita. Pescara, partita decisa veloce, da una punizione di Brugman, e poi ci fu incappò. Insomma, va bene, incappò in una partita da dimenticare a Cittadella, come tanti dei suoi compagni di squadra. Ci fermiamo per la prima volta. Linea alla regia, capitanata da Roberto Cherchia. Tra pochissimo. Eccoci qui, 18 e 28 minuti in diretta su Rete Autosport con Aldo Fattore e Vincenzo Cili per commentare questa giornata in Serie B, questa vittoria importantissima, preziosa del Pescara, che non ha brillato ma ha vinto, è quello che conta nel calcio grazie a un gol realizzato da Gravion. Possiamo andare ad ascoltare proprio il difensore francese classe 98 cresciuto nell'Inter, prima soddisfazione in maglia biancazzurra, sentiamolo al microfono del nostro inviato nella post partita, Enrico Giancarli. Ascoltare, ti sei immolato rischiando quasi il rosso per salvare la squadra, è andata bene, qualche minuto dopo hai portato bollicine di champagne biancazzurra. Eh sì, è vero che questo gol l'aspettavo da tantissimo anche l'anno scorso e finalmente è arrivato. È vero che abbiamo sofferto tanto, però veramente questo gol era la liberazione di questo partito. Finita la partita, vogliamo un attimo rivedere, la possiamo rivedere l'esultanza dopo il gol dell'1-0, perché è stata davvero bella. Questa qua. Che significa? No, l'ho inventato io, che stavo in centro con i miei amici, e lui ho detto vabbè, adesso il prossimo gol che faccio, faccio così. Allora, abbiamo scoperto che anche questa esultanza, ti riporto le parole del presidente Sebastiani, che ha detto: a me Gravillone non sorprende, per me era già fortissimo da prima. Vabbè, fortissimo no, cioè, è vero che col lavoro si migliora ogni giorno, poi allenandoti tutti i giorni con i lavori del mister e i consigli del mister migliori sicuramente, e adesso sono molto contento che sono arrivato a questo punto e spero di migliorare di più. Però quest'anno stiamo vedendo in campo un Gravion molto più maturo rispetto all'anno scorso, sei il vero titolare come centrale di difesa del Pescara? È vero titolare no, che una settimana di allenamento è fatta per lavorare, per conquistare il posto, e io ogni settimana provo a migliorare e a conquistarmi il posto. Poi ringrazio il mister che mi dà l'opportunità ogni weekend e io provo a fare il meglio di me stesso. Però adesso prima ci hai raccontato l'esultanza, adesso ci racconti il gol. Partiamo da Memushai, che ha la palla sul lato corto dell'area di rigore. Che è successo? Diciamo che in allenamento ogni volta che fa questo cross la palla arriva sempre lì, quindi quando l'ho visto arrivare sul fondo ho detto vabbè, vado lì perché sicuramente arriverà lì la palla. E lì è arrivata. È arrivata. Andrew, quanto è importante questa vittoria, quanto è importante vincere anche quando si soffre? Perché questa squadra oggi ha sofferto e ha dimostrato di saper stringere i denti. È importantissima sta vittoria perché più facciamo punti meglio è. E visto la vittoria di oggi ci ha permesso di andare più avanti nella classifica e speriamo di continuare così. Che bella è la curva alla fine, si sta ricreando l'entusiasmo a Pescara. Sì, vabbè, io sono arrivato l'anno scorso, quindi ancora una curva piena come oggi non l'ho mai vista, e oggi veramente mi ha fatto veramente piacere perché è la prima volta che lo vedevo. Questa sera festeggerete giustamente questa vittoria, ma da domani si inizierà a pensare alla gara con il Cotrone. Martedì si torna in campo, una partita importante a questo punto che potrebbe valere anche il primato, perché no? Sì, sì, domani ritorniamo sul campo a recuperare, perché martedì ci sta veramente una partita molto importante e bisogna vincerla. Grazie Gravillon, complimenti, arriva Vincenzo. Eccoci qui, 18 e 31, complimenti ancora, che non solo di pragmatica ma assolutamente sinceri a questo ragazzone di 20 anni, classe 98, che ha deciso oggi il match. Perfetto il terzo tempo, ma ancora più bello l'assist, no? Morbidissimo di Memushai, uno schema provato e riprovato in allenamento, l'ha detto lo stesso Gravion, in quelle situazioni lui si getta sempre nei 16 metri avversari e va a staccare di testa, però deve essere preciso anche il pallone ed è stato molto bravo, magistrale direi Memushai. Nella circostanza Cosenza Livorno 0-0, 29esimo, il primo dei due posticipi. Tra l'altro, prima di farti una domanda su Sebastiani, Aldo, volevo ricordare che all'86esimo della partita odierna Campagnaro ha preso il posto di Ciofani, probabilmente Ciofani ha accusato qualche problema a crampi, quindi niente di che, e Campagnaro si è posizionato nel ruolo di terzino destro laddove aveva giocato nel Piacenza.
quindi un ritorno all'antico per Ugo Campagnà. È ritornato Campagnà. Giovane per è ritornato minuto. Giovane, questo giovanotto di 38 anni che non si arrende, del resto insomma è giusto che sia così, è tosto, Campagnaro è tosto, anche se deve convivere con i problemi al polpaccio che risalgono ai tempi della Sampdoria, si era già strappato tanti anni fa uno dei due polpacci. Si è riscaldato anche Balzano, ma poi è entrato Campagnaro. E poi è entrato Campagnaro, Campagnaro che ha dato il suo contributo nei concitati minuti finali. Sebastiani, intervistato dal nostro Enrico Giancarli, ha precisa domanda: la curva, dodicesimo uomo in campo, anche se oggi c'è stato qualche coro, mi dicono. Io non, coro qui contro Sebastiani? Sì. Ma perché non la finiscono i tifosi di contestare Sebastiani? Se non ci fosse Sebastiani, Sebastiani non mi risulta che sia miliardario, è uno, certo, che sta molto bene, si è assunto questa responsabilità e sta portando avanti il suo incarico in maniera impeccabile. Mi risulta che i giocatori vengano pagati con precisione. Tutto. Se Sebastiani ha sbagliato delle cose, è stato forse nella tempistica dei cambi, sì, degli allenatori in passato. Doveva cambiare Oddo quando perse 4-0 con l'Empoli, forse ha mandato via Stroppa con troppa fretta, o Stroppa se n'è andato con troppa fretta, perché non so se ti ricordi. Ha sempre sbagliato in quei tempi, ma per il resto ha portato la squadra due volte in Serie A. L'anno di Baroni. Eh? L'anno di Baroni, magari la tempistica. Vabbè, ma Baroni è qui. L'avvicendamento di Baroni. Sì, Baroni all'ultima partita, ma comunque è arrivato, è lui che è arrivato, certo, ai play-off. Poi, certo, quello che voglio dire, lì ha sbagliato Baroni, ma da un punto di come presidente, che cosa gli vuoi dire? E mi dispiace che venga contestato, perché io, se domani. No, ma c'è stato, io non ero allo stadio, un coro soltanto alla fine. Alla fine, sì. Ma perché? Cioè, niente di che rispetto a quello che c'è stato. Certo, certo, certo. Ma io anche in passato. Questo non è che uno deve fare, per esempio, no, per carità, lo deve esaltare, però sta facendo il suo, lo sta facendo benissimo, certo, sta dicendo le cose come stanno. Ecco, cosa che non succede alla sua squadra, alla Roma, dove fanno credere di avere lo squadrone e si vendono i migliori. E invece, proprio se e lì la comunicazione è stata sbagliata, perché allora Di Francesco gli hanno smontato la squadra. Questo è adesso poco così. Monchi e Di Francesco sono due stupidi. No, ma com'è? Assolutamente. Cioè, voglio dire, sono stati presi i giocatori in prospettiva. Allora, io non so se siete d'accordo, io non sono difensore di Sebastiani, però chapeau al lavoro che sta facendo. Veramente, secondo me non c'è niente da dire. E anche quest'anno, certo, ha attrezzato una buonissima squadra. Vincenzo, sull'argomento? Aldo ha ragione. Certo, il discorso meriterebbe, secondo me, una puntata intera soltanto su questo discorso. È chiaro che non si possono biasimare neanche i tifosi, perché chiaramente il tifoso investe denaro, tempo, fa sacrifici, va in trasferta. E chiaramente quando vede per due anni consecutivi una squadra giocare in questa maniera con dei risultati sportivi così, è chiaro che il tifoso, poi magari diversi tifosi non riescono a vedere dal loro punto di vista, sì, tutto il discorso, però Aldo secondo me ha assolutamente ragione. Bari e Cesena docet. Sì, ma potremmo aggiungere Modena, aggiungere tanti altri esempi. Scusa, hai perfettamente ragione, anche perché l'intervento era anche assolutamente opportuno. Il problema però, secondo me, visto dal punto di vista del tifoso, scusatemi il gioco di parole, però il tifoso interessa solo una cosa: la squadra deve giocare bene e deve fare risultati, o almeno una delle due cose. Visto che veniamo da due annate dove nessuna delle due cose si sono verificate, è chiaro che il tifoso ragiona così. Chiosa sulla Roma, Pallotta sta bene, di più, finanziariamente, è uno degli uomini più, assolutamente. E ha anche una squadra di basket, di baseball, ma lui ha sempre detto: mi fate fare lo stadio? Infatti. Se non mi fate fare lo stadio, i soldi che... no, in quel caso è dot fascia, però ti do affinché tu mi dia. Solo che Pallotta non hanno raccontato che in Italia mo ci siamo. Prima ancora di metterlo in campo, già nel momento di progettarlo, già sono partiti avvisi di garanzia, eccetera. No, perché Parnasi ha pagato. Però è indubbio, insomma, che lì la comunicazione deve essere fatta in un altro modo. Sì, perché una squadra viene
viene smontata, tanti pezzi pregiati vengono presi, poi giocatori di prospettiva, perché certo. Monchi poi è abilissimo e lo dice la sua storia, allora a quel punto il pubblico di Roma non deve aspettarsi chissà che cosa da questa squadra, una squadra sì che deve stare nella fascia alta del campionato di Serie A, ma non è che può vincere lo scudetto. Voglio dire, Aldo, ma in questa ragione, cioè non è Di Francesco non c'entra, anzi Di Francesco ha avuto il merito di mettere l'ultimo, abbiamo perso a Madrid, ma ha messo Zaniolo, sì. E quanti allenatori fanno, cioè voglio dire, lui non ha nessuna responsabilità. Non so se quella è stata più che altro frutto quella scelta di una provocazione. Beh, esatto, la storia non sicuramente il ragazzo ha delle qualità, però non aveva neanche esordito in Serie A. Antonucci? Che giocò a Genova e giocò alla semifinale. Ma non ha paura a mettere dentro. Lui ha molto coraggio. Molto coraggio. Ma proprio domenica, nell'intervallo da parte di Francavilla, un attimo si è parlato a Roma, ha detto Sebastiani, ai tifosi bisogna dire la verità. Perché inutile fare voli pindarici. Qua l'unica squadra in prospettiva che potrà dare forse tra qualche anno fastidio alla Juventus è il Milan, perché si è affidato a Elliott, che è un super gruppo. Assolutamente. Beh, adesso penso anche un CEO notevole, l'ex dell'Arsenal. Ma voglio dire, i risultati non arrivano mai a caso, ci deve essere un'idea, ci devono essere idee, progetti, e chiaramente, ma voglio dire, il fondo Elliott fa 8.000 miliardi di euro. Però vedi, con Yong Yong Lee non ha nulla a che vedere. Vincenzo, Sebastiano nel suo piccolo si è circondato di gente valida, perché ha messo Repetto, che è un super intenditore, ha messo Luca Leone, che ne possa dire la gente, a Lanciano ha fatto stravedere, perché ha portato i giocatori Conti, Ipsepe, tantissimi che giocano in Serie A, con pochi soldi, ha fatto delle signori squadre, e in più credo che si stia valendo anche staff medico, tutta gente valida, e quindi bisogna levarsi il cappello di Sebastiani, grazie, che Dio che sono conservi. Adesso c'è l'iniziativa delle obbligazioni, è stato molto positivo l'inizio di campionato, c'è grande fiducia e si sta ricreando un certo clima, l'entusiasmo che si respirava oggi all'Adriatico Giovanni Cornacchia, mi dicono che fosse proprio palpabile sotto la curva, quindi, ma insomma, i risultati ti aiutano. Chiaramente ti danno autostima, ma sembrano passati anni luce rispetto all'anno scorso, a due anni fa. Insomma, la mia domanda prima della partita, della trasferta di Cremona a Pillon, fu: mister, questo lotto di 5 partite secondo me sarà importante, visto che non sappiamo ancora quali sono le ambizioni, i progetti, le idee di questa squadra, per capire questa squadra di che pasta è fatta. Adesso, come diceva Aldo giustamente, aspettiamo martedì fiduciosi, vediamo che succede, ma intanto 8 punti in 4 partite. Assolutamente, due vittorie, altrettanti pareggi, la prima volta che non subisce gol il Pescara, come abbiamo già detto e ribadito, martedì turno infrasettimanale, e vi ricordo anche il quadro completo degli incontri, perché le partite si giocheranno alle 21, e questo è un orario insolito per il turno infrasettimanale, che di solito si giocava fino all'anno scorso anno alle 20:30. Ma dovrebbe rinfrescare, stavo sentendo. Quindi alle 21 martedì 25 settembre Brescia-Palermo, Cittadella-Benevento, Verona-Spezia, Livorno-Lecce, Perugia-Carpi, Pescara-Crotone, Salernitana-Ascoli. Poi ci saranno due posticipi mercoledì 26 alle 19 Cremonese-Cosenza, che nel frattempo è in vantaggio sul Livorno, attenzione, il Cosenza in vantaggio sul Livorno, vediamo un po' chi ha segnato, non c'è ancora il marcatore, al 36esimo è stato sbloccato il punteggio, non lo scrivono il marcatore, comunque Cosenza in vantaggio sul Livorno al 36esimo, ora siamo al 38esimo, tra poco vi diremo il marcatore, quindi Cremonese Cosenza alle 19 di mercoledì 26 settembre, alle 21 il posticipo di fronte Foggia e Padova, l'ultima gara in programma del turno infrasettimanale. Riposa il Venezia, che viene da 3 sconfitte consecutive. Secondo me il Venezia, secondo me rischia, anche se il Venezia non è lo stesso Venezia dello scorso anno, questo bisogna dirlo. E rischia, tra l'altro, Inzaghi faceva bene a Venezia, adesso si dicono a Bologna che rischia Inzaghi. Pensa che... Assolutamente, Bologna che domani affronterà la tua Roma, la Roma di Vincenzo Cilli, chissà, domani riuscirà nell'intento della Roma. Speriamo che vinca la Roma. Io sto incrociando non solo le dita, perché insomma, se non vinciamo la Bologna. Bellissima questa. Allora, facciamo così, torniamo in sala stampa, post partita, il nostro amico Giancarlo naturalmente ha intervistato in esclusiva Beppe Pillon. Sentiamo il mister biancazzurro.
complimenti per il quarto risultato utile. Oggi forse la partita dove si è sofferto di più, soprattutto sul piano del gioco. Il Foggia ha fatto una gran partita. Sì, è vero, la partita più difficile che abbiamo affrontato fino adesso. Complimenti al Foggia perché ha giocato molto bene. E complimenti anche ai miei giocatori perché hanno saputo soffrire in una giornata difficile dove non ci venivano certe cose. E questo è un buon auspicio per il futuro, perché se tu non sai soffrire in questo campionato, se non sai tirar fuori anche nelle difficoltà, tirar fuori il risultato, diventa difficile. Invece noi abbiamo saputo soffrire, approfittare nel momento giusto, e poi questa è la Serie B. Bisogna correre, bisogna sacrificarsi anche quando sei in una giornata poco felice. Tatticamente, Canutè davanti la difesa, primo tempo, Canutè fuori, Brugman torna davanti la difesa nel secondo tempo. Mi dice quale Pescara le è piaciuto di più dei due? No, diciamo che Canutè ha fatto la sua partita, io ho voluto rimettere Brugman davanti alla difesa per i tempi di gioco, che magari lui è più abituato a giocare in quel ruolo lì, e mettere dentro Machin, che già l'anno scorso faceva quel ruolo lì e i meccanismi del centrocampo li conosceva. È piaciuto di più il Pescara? Ma nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto abbastanza bene, nel senso che la manovra è diventata più fluida, abbiamo avuto più occasioni rispetto al primo tempo, ci siamo spostati più in avanti come baricentro della squadra e abbiamo trovato anche il gol. Diciamo che ultimamente stiamo regalando qualcosa, specialmente rigore su palla nostra, palla indietro, stiamo regalando delle situazioni che in questo campionato non dobbiamo più regalare, perché poi diventa difficile. Mancuso ha dimostrato di avere una gran gamba anche da esterno quando poteva fare il 2-0 60 metri palla al piede, però la sensazione è sempre quella, vicino ad un altro attaccante potrebbe rendere di più. Sta studiando qualcosa per ottimizzare tutto? È ancora un lavoro in corso? Beh, diciamo che noi, come ho sempre detto, abbiamo un'identità di gioco che è quella, perché certi meccanismi di squadra non è che li puoi stravolgere dall'oggi a domani, bisogna allenarli, bisogna preparare i giocatori e prepararli a certi sistemi di gioco. Non è che io mi alzo al mattino e dico beh, cambiamo tutto quanto, diventa un problema, perché i giocatori hanno bisogno delle certezze, soprattutto sul piano tattico. L'ultima proprio, mi dà un giudizio sul Crotone, perché è il prossimo avversario tra pochissime ore. Insomma, che bella batosta oggi. Crotone è la squadra che è stata costruita per vincere il campionato, perciò può capitare anche delle giornate no. Verrà qui per rifarsi e noi dobbiamo essere pronti, perché sarà una partita molto dura. Abbiamo dunque ascoltato Beppi Pillon, Crotone di Benalì e di Martella, altro giovane che è uscito dal vivaio del Pescara, un classe 1992 che ha trovato fortuna al Crotone. Il Crotone è una squadra sicuramente accreditata alla vittoria di questo campionato, però sta balbettando in questo avvio di stagione. Indubbiamente loro forse oggi sono sicuri di fare bottino pieno. Mi dispiace per Vren, non so se dovesse venire, lo andrò a trovare, perché certo. Solo, non so in che albergo andranno, però lui non è che segue sempre la squadra, quindi certo. Se dovesse venire sicuramente lo vado a trovare, però onestamente mi aspettavo di più. Ha perso male a Cittadella 3-0. Sì. E poi non è che le altre partite ha vinto, ma le altre partite non è che abbia brillato, quindi invece mi ha impressionato il Benevento anche ieri. Il Benevento è una squadra. Ah, il Benevento, vabbè, insomma, grandi qualità, un organico di spessore. È il pubblico. Assolutamente. Non gli manca niente. Volevo tornare a Pillon, la domanda naturalmente pertinente del nostro Enrico Giancarli, tra l'altro l'avevamo fatta anche ieri in conferenza stampa. Mancuso, seconda punta, ormai Pillon risponde sempre la stessa cosa, e ha ragione. Ha detto: io non faccio i cambi dall'oggi al domani, mi sveglio la mattina e cambio la squadra. La squadra ha bisogno di certezze, io continuo con questo sistema di gioco, ma ciò non toglie che si possa fare qualcosa in questa direzione, cioè con Mancuso. Di certezze, finora i risultati sono dalla sua parte, ha bisogno di equilibri, perché lui insiste col fatto che se giochiamo con due attaccanti potremmo soffrire poi dalla fase difensiva, visto che lui giustamente dice che la fase difensiva inizia già dai nostri attaccanti che devono essere pronti a coprire. Quindi i risultati sono dalla sua parte. Ciò nonostante, però, durante il corso della partita, come è già successo in queste partite, magari non oggi,
Mancuso vicino al nostro centrale offensivo sicuramente può dare un apporto maggiore dal mio punto di vista. No, questo è poco ma sicuro, insomma lo dicono i fatti, lo dicono le partite disputate da Mancuso da seconda punta, sicuramente dà il meglio di sé Mancuso in quella posizione. Però, tornando al discorso di Pillon, c'ha tale e tanta esperienza. Certo. Perché Pillon dovunque dovunque lavorato e ne parlano tutti bene. Quindi è giusto continuare col 4-3-3? Sì, ma quello è quel 4-3-3, poi magari può fare delle variazioni in corso di una partita. Cioè, ma tu Mancuso non lo vedresti meglio in appoggio alla prima punta, più centrale? Mancuso quando era a San Benedetto, non è che sì, diciamo, ma sulla carta, i gol più belli ha fatti quando è partita di lato. Sì. Sì, perché lui ha questa capacità di accentrarsi, di tagliare, perché ha intelligenza proprio nei movimenti, è molto bravo nel capire prima dove va il pallone, i tagli giusti nel momento giusto. Per esempio, e poi vede e sente la porta avversaria. È un altro mistero, un altro merito del calcio, no? Sì. La San Benedettese, Fedeli vorrebbe andare in Serie B l'anno scorso e si è levato Mancuso. Perché non gli ha rinnovato il contratto, andava in scadenza. Sì, ma paglia il contratto. Cioè, meglio per il giocatore che adesso è di proprietà della Juve. Lo so, lo so, ma adesso in prestito al Pescara. Siamo alla follia totale, poi dicono che vogliono vincere il campionato. Adesso Maggi, ecco, vuoi sapere chi sarà esonerato presto? Maggi della San Benedettese. Maggi. Se per domani a Teramo, già domenica con la San Benedettese che è stata sconfitta nella giornata inaugurale dalla Renate in casa 2-0. Volevo dire su Mancuso, sul finire della partita, sul lato destro del campo, ha fatto un'azione bellissima, una ripartenza veloce, e lì in quel caso, è stato costretto perché Monachello è arrivato con un attimo di ritardo, tanto che Monachello poi in quel momento passami, però è arrivato e quindi lui è stato costretto a tirare a giro. Sì, però se lui temporeggia, vede l'arrivo di Monachello, che non è che fosse così in ritardo, ha ignorato Monachello, diciamo l'ha ignorato proprio, perché lui ha pensato di tirare, di convergere, di rientrare sul sinistro e tirare. L'egoismo ci può stare, per carità, però è chiaro che se alza la testa prima, vede l'appoggio di Monachello, la corrente Monachello, gli dà la palla e Monachello insomma è frontale alla porta, Monachello ha più possibilità di prendere soprattutto la porta e di segnare. Massimo, è l'egoismo della punta, valente ala della Sulpiziana, però eri abituato a rimettere la palla in mezzo, è vero o no? Io ce l'avevo questa. Ce l'avevo, però eri abituato a rimettere la palla in mezzo. In tante altre occasioni. Invece Mancuso è uno di quelli. Mi ricordo lo scorso anno Mancuso invece assolutamente altruista. Ma è stato solo un frangente, ma ci può stare. Allora, 18:49, ci fermiamo per l'ultima volta, restate con noi. Bene, torniamo in diretta allo studio, abbiamo ancora qualche minuto, le 19, dobbiamo chiudere il Cosenza, siamo all'intervallo, Cosenza 1, Livorno 0 al 36esimo, il gol di Gennaro Tutino, classe 96 che doveva arrivare in estate a Pescara, gestito dal suo procuratore Pisacane, in ottimi rapporti con Sebastiani, di proprietà però del Napoli, Tutino che l'anno scorso ha fatto molto bene nel Cosenza, un contributo rilevante in chiave promozione per la squadra di Piero Braglia, 7 gol, era stato ceduto al Carpi via Napoli, poi è tornato invece a Cosenza dove evidentemente si è trovato molto bene. Spero che mantenga il risultato, perché tu sai che io ho una grandissima stima per Piero Braglia. Assolutamente, anch'io, per me è un grandissimo. Delle volte quando ci incontrava Franca Villa ci mettevamo a fare come a suo tempo avrebbe meritato senza dubbio di più. A suo tempo con Sarri, no? Ma avrebbe meritato senza dubbio di più. Sì, ma è Brontolone. È un po' il carattere è quello suo, insomma, è quello che conosciamo. Però davvero un grande conoscitore di calcio. Cosenza 1, Livorno 0. Dopo quello che è successo in occasione di Cosenza-Verona, 0-3 a tavolino, perché il campo era inadeguato. Per essere ancora precisi, ancora più precisi, così è stato giudicato dal direttore di gara, non ricordo chi fosse, e quindi sconfitta a tavolino per il Cosenza, succede anche questo nel calcio moderno, è incredibile. Allora, Cosenza Livorno 1-0, abbiamo detto nell'intervallo, stavamo anche dando uno sguardo alla formazione del Crotone, il Crotone è la prossima avversaria della Pescara, ci sono tre ex, io ho dimenticato Stojan che ha giocato nel 2010-2011,
11 con il Pescara di Eusebio Di Francesco, era giovanissimo all'epoca perché è un 91, quindi aveva 19 anni, molto giovane. Festa tra i pali, oggi ha schierato questo 11 Giovanni Stroppa, festa tra i pali Sampirisi, Marchizza e Cuomo, trio di centrali di difesa, poi Faraoni e Martella sulle fasce, in mezzo Rodien, Benalì e Firenze. La novità sostanziale riguarda Benalì: Benalì non gioca né da mezzala né da trequartista, ma Giovanni Stroppa lo vede davanti alla difesa, e poi Nalini e Simi di punta. Che squadra è il Crotone? A me piace come squadra il Crotone. Te lo dicevo prima, quando eravamo, a me piace molto Nalini, sì. Però in effetti gli manca una punta vera, perché sì, Simi, un Lasagnone alto, ma insomma... C'è Budimir, che però Budimir, parte in panchina, Budimir, è partito in panchina. Guarda, Budimir l'anno che sono andati, hanno vinto il campionato, ha fatto tanti gol, ma molti sul rigore, sì. Era bravo a guadagnarsi i rigori, ma quell'anno lì c'era, hanno vinto perché... Tutti facevano gol, certo, non è che, certo. se ricordi, erano tutti, pure Martella segnava 3-4 gol, e Budimir era bravo a creare, sì. andava in profondità, vero. Però non è da... Comunque, trend altalenante, perché pronti via, ha perso male a Cittadella, anche se ha avuto diverse occasioni per sbloccare il punteggio, sì. sull'1-0. Poi ha battuto il Foggia 4-1, poi la terza partita, non ricordo che cosa abbia fatto, ha pareggiato... Perché ha 4 punti in classifica. No, ha vinto fuori casa. Ha vinto fuori casa, hai ragione. Ha vinto fuori casa 3-2, quindi ha 6 punti. Andiamo a vedere la classifica, Roberto. Prima di chiudere, volevo chiedere proprio a Vincenzo Cilli questo trend altalenante del Crotone. Insomma, 2 sconfitte e 2 vittorie. Infatti, dicevi bene, Aldo, 2 vittorie e 2 sconfitte. Vabbè, poche ancora, siamo ancora agli inizi, però secondo me dietro Benevento e Verona questa è una squadra sicuramente che dirà la sua per cercare di tornare in Serie A. È una squadra che subisce molto, perché se non vado errato, se non, io non sono molto bravo in aritmetica, mi pare che siano già 11 gol subiti dal Crotone. Beh, in 4 partite, perché ha subito nel primo match 3 gol a Cittadella, 7 gol. Ah, 7 gol. Buon per quindi noi, come ricordava Aldo, questa è una squadra che gioca sicuramente, ma ti lascia giocare, quindi buon per noi se saremo bravi a approfittare, visto che martedì sera non ci saranno 30 gradi come oggi, quindi insomma i presupposti ci sono tutti. Aggiungo io, sì. L'ultima cosa, questa sarà una settimana importante per definire se ci saranno finalmente bond. No, al di là delle obbligazioni. No, perché è cominciata la sottoscrizione. Sì, dall'altro giorno. Tu hai già sottoscritto un paio di bond, no? No, vabbè, questo sono notizie riservate personali. Posso dire che sarò che darà il tuo contributo, che darò il mio piccolo contributo anche Aldo Fattore. No, già dato, già dato, premetto e concludo che il tifo non c'entra, è un'operazione, si tratta di un'operazione finanziaria e bozzano all'1%, quindi ognuno poi fa dei suoi soldi, fa quello che vuole, senza dire che è una cosa positiva o negativa. Sì. Questa sarà una settimana importante, perché il 26 e il 28 ci saranno 2 date, perché ci sarà ancora il TAR e ci sarà il collegio di garanzia. Fermo restando, aspettiamo il governo, se il sottosegretario Giorgetti non succederà, si creerebbe un pericoloso. È già successo 15 anni fa. Ho capito, ti riferisci al Catania? Sì. Sì, vabbè, ma non so. Era una squadra. Però, ripeto, il 26 e il 28 ci saranno 2 date. Perché il Catania importanti. Che deve fare, scusa. No, il Catania è successo nel 2003-2004, quando la Serie B. Spero. 24, no. 24 squadre, 46 partite. Il Catania, però, guarda, magari ne fa 23, ma il Catania ancora stiamo aspettando i treni del gol. Certo. Ancora aspettiamo. Sì. Quali sono le squadre a cui Pulvirenti ha dato i soldi per far vincere la partita? La giustizia sportiva. Questa è la giustizia. Si sanno quelle sono le squadre. Sì, però voglio dire. Però nessuno agito. Questa è la giustizia sportiva. La ingiustizia. Il 26 febbraio, 26 settembre, dunque il TAR si riunirà il 28, il collegio arbitrale, il collegio di garanzia dello sport presieduto da Frattini, sempre che, e questa è un po' la postilla,
il TAR rimandi tutto al collegio di garanzia del CONI, perché potrebbe anche decidere solo e soltanto il TAR che ne sarà del prossimo campionato di Serie B. Intanto con un piede e mezzo dentro l'Entella ha accolto il ricorso, Cesena ha penalizzato di 15 punti, quindi retrocede all'ultimo posto della graduatoria dello scorso campionato e quindi automaticamente l'Entella salvo sul campo, a meno che non succeda qualcosa, cioè a meno che la FIGC non si appelli così come ha fatto per i precedenti, per i ricorsi dei giorni scorsi e delle settimane scorse. Staremo a vedere. Grazie ad Aldo Fattore. Grazie a te, salutami tua moglie. Come no, sempre, sempre ormai. Domani è la chiosa questa. Domani Forza Teramo. Forza Teramo e forza a tutte le abruzzesi del campionato di Serie D. Grazie anche a Vincenzo Cilli. Un ringraziamento particolare alla nostra regia capitanata dall'ottimo Roberto Cherchi. Naturalmente a voi per l'attenzione, ancora una buona serata. Oh, I've been